Secondo voi si può editare con una piccolina che fa i capricci tutto il tempo? Io ho fatto colazione, come vedete sono tornata a casa. Sto finendo di editare il vlogmas numero 2 che vedrete alle 14 online. Recuperata la piccolina capricciosa. Quanti capriccetti fai, mammina? Che la tua mamma non può editare? Hai da dire qualcosa a tua discolpa? A parte che sei troppo tenerino. Quando piange così, veramente, ti si scioglie il cuore. Fatemi sapere giù nei commenti se anche a voi si è sciolto. Adesso finisco di editare il video, poi corro in bagno a fare la doccia, anche perché alle 14 devo stare dal dentista per lo sbiancamento ed oggi vorrei fare spuntino e pranzo in orari normali. Ma sei tu, amore! Sono ancora qui davanti al PC, ho finito di editare, il video è andato online, adesso sto modificando tutte le miniature delle live precedenti che ho salvate su il mio profilo Twitch. Appena finirò di caricarle tutte, vi farò vedere l'home page per farvi capire cosa vi state perdendo. Se avete Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al canale e recuperare tutte le vecchie live, anche perché hanno una scadenza, durano massimo 30-40 giorni, dopodiché Twitch inizia a cancellarle dalla più vecchia andando a salire. Lo sapete che non vi dico mai bugie, so quello che vi piace, quindi per questo ve lo consiglio. Ore 13:35, ho finito di prepararmi, i capelli non li ho lavati perché tanto fuori piove, è una giornata pessima, quindi ho pensato speriamo che domani sia una bella giornata, almeno me li posso godere, altrimenti domani rischiavo di doverli rilegare. Mi sono messa questa camicia di Tommy bellissima che abbiamo comprato insieme in live su Twitch durante la prima quarantena, in più maglioncino sempre di Tommy, per chi non lo dovesse ancora sapere sono innamorata del brand. Comunque ho appena scoperto riascoltando il messaggio, e meno male che l'ho riascoltato, che l'appuntamento è alle 14:45. Io invece ero convinta fosse alle 14, infatti stavo uscendo di casa in fretta e furia. Adesso non so se in un'ora prepararmi già il pranzo, così me lo tolgo, anche perché suppongo che dopo lo sbiancamento non potrò mangiare per qualche ora, quindi direi di andare a preparare il pranzo e soprattutto di andarmi a bere l'ultimo caffè probabilmente della mia vita. No, scherzo, però sicuramente vorrò chiedere cosa ne pensano al riguardo, perché da quel che so, insomma, il caffè, il tè, vino rosso macchiano abbastanza, quindi non vorrei fare un trattamento per poi vanificare tutti i risultati. Insalatina pronta, valeriana sgombro e melanzane grigliate. Buon pranzo, mangio abbastanza di fretta, prendo il caffè e poi corro a rilavarmi i denti, anche perché avevo passato scolino e filo interdentale, ma qualcosa mi dice che dopo questa terrina di insalata dovrò ripassarlo nuovamente. Credo proprio che questo caffè me lo godrò tantissimo. Arrivata a destinazione, fortunatamente ho trovato parcheggio a 300 metri. Qui con me ho portato l'ombrello, questo è il copriombrello, perché uscita di casa per arrivare alla macchina l'ho utilizzato. Mi piace tantissimo perché appunto ha la sua custodia, così che non vi bagnate quando dovete riporlo o a casa o comunque se lo dovete portare in giro in un luogo chiuso. Adesso salgo, spero che mi facciano riprendere. Quando mi hanno messo gli attachment qualcosa ero riuscita a fare, ma c'era con me Christian. Mi incammino così arrivo qualche minuto in anticipo, che male non fa, anche perché devo scappare in bagno.
Non è colpa mia. Non ho oziato fino alle 21.55. Dalle 3:30. Ragazzi, ho capito, ma c'era Christian che mi ha prestato la macchina, visto che la mia è dal meccanico. Allora, cos'è successo? Ci siamo visti subito dopo lo sbiancamento ed io non ho resistito, invece che tornare a casa, editare e continuare con il mio vlogmas, sono stata qui e mi sono goduta Christian. Però è vero che mi perdonate, me lo scrivete giù nei commenti se mi perdonate, per favore, così Christian non si arrabbia. Adesso stiamo preparando la cena ed intanto abbiamo messo il film dell'avvento. Stasera vediamo Un'eredità per Natale, un film di Netflix. Io già l'ho visto, molto molto carino, e quindi andiamo sul sicuro. Lo sbiancamento al momento con questa luce è così. Ovviamente nel vlogmas di domani, con la luce, spero, del sole, visto che negli ultimi 2 giorni ha piovuto, vi farò vedere se notate qualche differenza. La dottoressa mi ha detto che il primo trattamento serve come preparazione al dente, se ho capito bene, non lo so. La seconda ce l'ho il 16 dicembre, mi hanno incastrata all'ultimo perché non c'era proprio spazio, vedremo dalla seconda. Restate sintonizzati, se non siete iscritti al canale iscrivetevi per non perdere tutti i vlogmas che usciranno, e ricordatevi di supportare la serie, anche perché è abbastanza impegnativa e soprattutto è una cosa a cui teniamo tutti. Quindi ragazzi, mi raccomando, guardatela, lasciate like e commentate. Nel video di domani ricordatevi di notare la differenza, in caso riaprite anche il video di oggi per vedere se notate qualche miglioramento. E intanto che la cenetta si prepara, noi iniziamo a guardare il film dell'avvento. Cenetta pronta. A proposito di quello che dicevamo ieri, anche oggi passate di zucchine, che ci posso fare? Mi piace troppo, va bene? Anzi, che oggi anche poco. Mentre come proteina abbiamo fettine di vitella. Il film continua, vi auguro una buona notte, noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!